Andrea Vitali, un ritorno a Legnano all'inizio di questo Natale. C'è bisogno di tornare un po' anche a respirare la magia del Natale? Beh, direi che c'è sempre stato bisogno di respirare la magica atmosfera, diciamo, del Natale. Forse in questo periodo, in questi anni, e subito dopo quello che è successo, il bisogno è notevolmente aumentato. E che Natale sarà quello raccontato dal maestro Bomboretti? È un Natale che all'inizio sembra carico, diciamo, di nostalgia, perché il maestro Bomboletti è solo in casa ed è il suo primo Natale che vive in solitudine, e per una sorta, diciamo, di reazione negativa a questo sentire decide di non festeggiarlo, decide di trattare il Natale come se fosse un giorno qualunque, ma non sa che c'è qualcuno che veglia su di lui e che torna da un mondo misterioso, insomma, per offrirgli una lezione di vita notevolmente importante. In questo caso saranno due fantasmi, anzi tre fantasmi, che dialogheranno con un vivo insegnandogli il vero valore della vita. Insomma, un po' anche i fantasmi di Dickens che tornano a parlarci. Esattamente, laddove nel canto di Natale c'erano questi, c'era il Natale del passato, quello del presente, quello del futuro, che vanno a trovare questo spregevole individuo, qui invece sono la mamma, la madre del maestro Bomboletti, un suo vecchio compagno di scuola e una moro, una fidanzata alla quale lui non ha mai trovato il coraggio di dichiararsi, che andranno proprio a trovarlo la notte della vigilia. Dopo tanti anni da medico è tornato anche nel 2020 a fare la supplenza, e da lì che è nata anche l'idea di dedicare un bel Natale anche alle persone che magari sono rimaste da sole? Beh, certo, quel periodo, quell'esperienza ha contribuito molto a rinfrescare un certo tipo di altre esperienze. Non bisogna dimenticare che il Natale, purtroppo per molti di noi, è anche la festa di chi non c'è più. È ovvio che quando arriva questo il Natale molti di noi ricordano il tempo passato, le persone che hanno festeggiato insieme con lui questa festa e che purtroppo, diciamo, per ragioni più varie non possono più farlo. Per cui c'è anche questa sorta, diciamo, di malinconia, che è un po' una spezia che, come dire, che cade senza rovinare il gusto del piatto principale e che contribuisce a rendere ancora più magico il Natale, tutto sommato.